E salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi finalmente, dopo 2 mesi di pausa da YouTube, sono tornata con The Sims 4. In questo video chiacchiereremo del perché sono mancata per così tanto tempo e anche perché ho fatto dei video un po' così discontinui in questo periodo. E intanto direi di fare nuova partita, ma non perché faremo una nuova partita, ma perché voglio creare una maghetta. Ragazzi, vi avverto che in realtà per tutto il video non creerò una strega, nel senso creerò una strega, ma ho dimenticato di mettere l'opzione Sim Occulto. Abbiate pazienza, ero nella foga di spiegarvi e riprendere le cose e niente, godetevi comunque il video della mia creazione, della mia Sim quasi strega. Vabbè, dai, poi al limite la farete diventare voi strega, basta che andate nel regno della magia. E adesso questa è una Sim a caso, ovviamente non è lei. E niente, godetevi comunque il video. E appunto volevo chiacchierare un po', direi di no, creiamo un sim normalmente, dai, e una maghetta, io sempre ragazzi, sim femmine, ma diciamo che è una scusante, avevo voglia di chiacchierare, avevo voglia di spiegarvi un po' la mia pausa da YouTube che ho fatto in questi 2 mesi. E di dirvi anche perché sono tornata e cosa ho intenzione di fare per il futuro con YouTube. Mi sento anche, devo dire, un pochino emozionata a fare questo video perché è un po' come se mi fossi disabituata a parlare, ma poi non è vero perché appena ho ripreso, vabbè, il microfono subito ho detto sì, so già cosa dire, in realtà non è vero. Allora, intanto ci sono nuove aspirazioni, ma ormai le avete viste da tutti gli youtuber, quindi mettiamo cose a caso, ragazzi, o quasi a caso, dai, dico per i tratti. Magari questa sim ve la condividerò in galleria. Un'amicona, è una strega, quindi magari potrebbe essere anche un po' egocentrica e perfezionista, perché lei vuole imparare le arti magiche meglio degli altri. E adesso pian pianino la creeremo e mi direte se è molto carina oppure no. Spero di riuscire a crearla carina. Il nome poi io ve la condivido così con questo nome, poi ve lo cambierete come vi pare. Magari la base va bene, la modifico. Allora, ragazzi, approfittiamo per chiacchierare. Perché sono stata discontinua coi video, perché sono mancata un po' da YouTube, magari qualcuno se la sarà chiesto, qualcun altro no, ma io comunque avevo voglia di parlarne indipendentemente da tutto. Diciamo che ho avuto sicuramente altre cose da fare, anche altri pensieri rispetto a YouTube, insomma, altre cose, e poi era tanti anni, cioè sono tanti anni che faccio video su YouTube, che faccio video di The Sims, quindi per quanto sia bello The Sims, dopo un po', come qualsiasi gioco, può andare un po', venire un po' a noia, potremmo dire, nel senso, io ho giocato in questo periodo a The Sims, però registrarlo è un'altra cosa, è una cosa un po', come posso dire, è un po' diversa, no? Giocarci per me stessa e giocarci per il canale. E quindi giocavo però e mi chiedevo tra me, ma ho voglia di registrare? E la risposta era sempre ma ni. Diciamo che la voglia c'era, nel senso che avevo voglia di vedere i vostri commenti, avevo voglia di, come posso dire, di parlare un po' con voi, però al tempo stesso volevo godermi di più il gioco, perché quando anche come sto facendo adesso si gioca per registrare, in realtà non si gioca al 100%, si intrattiene. Io penso che, ecco, la differenza sia questa. Quando voi vedete un video su YouTube caricato, insomma, editato, dovete tener conto che la persona sì, ha giocato al gioco, ma diciamo che ci ha giocato, ma in realtà è stata molto impegnata nell'intrattenere mentre giocava. Quindi in qualche modo il gioco, tanto la faccio un po' in carne stavolta, perché le facciamo sempre magre queste simmine, il gioco non viene, diciamo, apprezzato al 100% quando si gioca per YouTube, molto spesso. La cosa più bella di fare i video per YouTube, siete voi iscritti.
Quindi più, diciamo, voi ci siete, più voi commentate, più effettivamente viene voglia di fare video. Anche perché, proprio al di là delle views, più io, almeno per quanto riguarda me, vedo entusiasmo, magari siete in pochi, però io vedo che quei pochi hanno un grande entusiasmo nel vedere i miei video, ecco, per me quello è un motore grandissimo. Ecco, diciamo che ultimamente avevo voglia di giocare per conto mio, avevo voglia anche di fare altre cose oltre a giocare, ovviamente, vabbè, insomma, questo è chiaro, però questo è stato il motivo principale. Poi oggi mi sono svegliata, ho pensato, però mi manca comunque YouTube, sono un po' di giorni che ci pensavo, cioè volevo comunque tornare, ma stavo pensando, cioè non volevo tornare per poi, come dire, esserci poco, volevo tornare pensando, poi ci vorrei essere un po' di più. Per gli iscritti, se a voi fa piacere, chiaramente, poi vi direte, guardate che bello questo, del nuovo pack. E quindi, certo, non vi posso dire che da oggi farò tanti video, però sicuramente vorrei essere un pochino più costante, perché ne ho voglia io, semplicemente, e quindi, non so, ditemi anche voi un po' cosa ne pensate. Cosa avreste voglia di vedere sul canale, in questo senso, cioè io farò, chiaramente a volte voi me l'avete detto, fai quello che ti senti, io chiaramente sì, però ripeto, il motore siete voi per me, nel senso che ho voglia di vedere voi che commentate, che scrivete, perché è questo che mi interessa, cioè proprio al di là delle visualizzazioni adesso, al di là di tutto, la cosa più bella è vedere che siete contenti anche voi. Altrimenti YouTube a cosa serve? Cioè alla fine serve a condividere. E quindi niente, ho detto stamattina, ho detto faccio un bel discorso a braccio, perché a braccio questo discorso, io come al solito non mi preparo niente, e glielo spiego, gli spiego questa cosa, mi sembrava anche giusto. Io non so se qualcuno di voi si è chiesto dove è finita Mary Shell, dove è finita Mary, però ecco, adesso sapete un po' cosa mi è passato per la testa. Tanto questa simmina mi sta piacendo un sacco, però non lo so, sapete che sta quasi meglio senza niente. Ha una bocca molto grande in realtà, e pensandoci forse gliela farei un po' più piccolina. Così? No? Vediamo un po'. Magari qui, più che Marchetti, metto Jessica, per farvela trovare più facilmente, Streghetta. Eccola qua. Così, se volete cercarvela in galleria, la trovate prima. E Jessica è un nome completamente a caso. Però nessun... non c'è niente che mi ispiri al 100% come... ma... non lo so, non lo so. È una di quelle sim che mi lascia un po' così per quanto riguarda... no, non le mettiamo niente, ragazzi. Siamo così, nude, nude, per quanto riguarda le labbra. E adesso mettiamolo invece un bel vestito da strega. Comunque, ragazzi, sono contenta. Avevo voglia di fare un video reintroduttivo. Nel senso, ho pensato... non voglio ripartire quei video come se niente fosse. Cioè, come se non avessi fatto questa pausa, diciamo. Voglio comunque reintrodurmi coi video, che significa comunque, come posso dire, spiegare un po', cioè non è che potevo riprendere la mia serie e non dirvi niente, far finta di niente, cioè avrei potuto anche farlo, ma non lo so, mi sembrava più giusto così, sinceramente. No, non è questo che volevo però, c'era proprio un vestito da streghetta che adoro, che avevo visto. Però devo metterle prima la parte superiore, eccola qua, e gliela mettiamo, di che colore, così anche dei bei fianchi larghi, ragazzi. Nero? Dai, nero. E la parte sotto che era tipo abbinata. Poi ragazzi, datemi un voto per questa strega. In realtà credo che sia una strega molto semplice, però... fatemela passare, insomma. Allora, o rosso, così, o sempre nero, non so se troppo nero, io direi rosso,
Anche se non mi convince, ragazzi, farò dei tagli nel caso. Allora, farò dei tagli e vedrò un po'. Io quando devo scegliere i vestiti sono una cosa, ragazzi. Però voglio mettere tutte le cose del pack, cioè vorrei mettere, anche se alcune cose non mi convincono completamente, ma sì, questo pack tra l'altro ci ho giocato, mi sta piacendo molto, ci ho giocato diciamo per conto mio, partita personale, ok, ho capito, tipi di look, dai, abbiamo già capito che io, se no, non riesco a combinare niente, qualcuno mi criticherà, no, ma perché mi ha rovinato il trucco? No, non me l'ha rovinato però, in realtà sta bene. In effetti, il trucco abbinato bene sono io che non lo so abbinare, ragazzi. Vabbè, questo è quello che volevo mettere prima. Ah, sì, hanno aggiunto anche questa decorazione appunto per il viso. Ecco, bellissima. Tra l'altro, un'altra cosa è che mi mancava fare i video un po' come i primissimi tempi in cui, cioè, mi manca, in cui li facevo. Se vi ripescate i primissimi video. Io insomma ero quella che si schiariva la voce, che ok, non voglio tornare a quei livelli perché è giusto alzare un po' la qualità, diciamo. Però diciamo che qui la terrei così. Mi piace l'idea. Sì. Bello, almeno per gli abiti quotidiani l'abbiamo scelto. Cioè, insomma, l'abbiamo scelto, tipi di look come al solito mio. E quindi sì, ah, questo va bene per gli abiti formali. E quindi sì, vorrei tornare a fare i video un po' a braccio. No, non a braccio nel senso che voglio farli male, insomma, nel senso un pochino meno studiati, un po' più magari così, come li facevo prima. Questa è una cosa che avevo già un po' ripreso a fare in realtà. No, aspettate, scarpine, regno della magia no. Direi di metterle questo, bello. Mi piace che hai bei fiancotti, mi piace, mi piace. E sì, per adesso le metto i tipi di look, ragazzi, perché questa era veramente una scusa in realtà, vi dico la verità, per riprendere a fare i video. Magari le cambio il pezzo sopra, regno della magia no. Le possiamo mettere come pezzo sopra, ma una cosa così. Sì, questa magliettina le sta bene. Guardate com'è bella lei così. Questa streghettina. Mi piace un sacco. È proprio carina. Allora, sì, una magliettina nera. Adesso, ragazzi, non mi succede. Oh, questo. Così, ragazzi, molto floreale, guardatela qua. Oh, e direi abiti da notte, bello il top sopra, molto carino. Magari di colore così, e pezzo sotto, così. Allora, oppure così, vediamo un attimo. Anche così potrebbe andare. Vabbè, ragazzi, un po' a caso. No, vabbè. Voglio che venga carina, però insomma. Siate buoni, siate buoni. Prendetela, insomma, prendetelo come un ritorno alla buona. E niente, vorrei riprendere comunque il gameplay, quello con i nostri cari simmini che abbiamo lasciato a parte, perché avevo tante idee. Tra l'altro mi manca molto anche il nostro cricettino Billy Bud, insomma, avrei delle idee. Ovviamente vorrei far tutto in modo molto tranquillo, ok? Questo sì. Questo tipo di look mi era sfuggito, lo sapete? Guardate che bella. Bellissima. Era un tipo di look che mi era sfuggito. Tra l'altro Moschino non l'abbiamo nemmeno vista assieme. Lei così sta benissimo. La moschiniamo. Poi a me piace tantissimo questo qua. Ultimamente veramente mi piace un sacco questo tipo di costume. Eccolo qui, mi piace. E ragazzi, ditemi un po', allora, il sondaggio, forse vi lascerò un piccolo sondaggino qua sopra o da qualche parte. Non so se si possono fare sondaggi qua sopra, credo di sì.
Devo trovare il modo. Comunque, guardate la nostra streghetta, così sta benissimo. Tipi di look, sì, rosso, ragazzi, insomma, non mi sto sforzando tanto, ma va bene così. E Zhang, che te sei bellissima. Ok, vi farò un sondaggino o nei commenti o qui sopra, e per chiedervi anche cosa vi piacerebbe vedere nel canale. Nel senso, ok, The Sims, ma se c'è qualcosa che vi ispirerebbe più di altro, insomma, tipo, non lo so, magari volete vedere cose nuove, fatemelo sapere. Perché sì, mi piacerebbe comunque fare qualcosa anche di nuovo, volendo. Quindi ragazzi, io direi che il video finisce qua. È cortissimo, ma è solo un video reintroduttivo, solo per dirvi, appunto, era solo per dirvi perché sono mancata, solo per questo. Non volevo appunto giocare in questo caso. Comunque voglio esprimere un parere. Questi capelli sono ufficialmente i miei preferiti. Sono bellissimi, sembrano tipo, come dire, fatti da materiale personalizzato, no? Perché sono molto dettagliati, generalmente il materiale personalizzato è un po' più dettagliato e io adoro tantissimo. Tra l'altro sta bene anche così, ma teniamoli così. Poi questa la salviamo in galleria. Streghetta, se volete la cercate. E direi la condivido, perfetto. Ok, quindi ragazzi, fatemi sapere, ditemi se siete contenti del mio ritorno. Vi mando un bacio grande e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!